Pacciamama ha una storia di quasi decennale, l'origine è proprio quando Silvia ha deciso di acquistare questo terreno, che ha una storia alle spalle un po' burrascosa, bonificato perché c'è passato un grosso incendio che ha distrutto la maggior parte degli alberi e l'impianto di irrigazione e ha salvato la casa. Quindi tutto il lavoro di Giorgio e Silvia di reimpianto delle piante, potature, lavorazioni del terreno hanno permesso di far rifiorire il terreno, ripristinare l'impianto di irrigazione. È arrivato sino ad oggi che sono food forest in produzione, piante, alberi da frutto in produzione. Ci sono stati diversi esperimenti di comunità intenzionale qui al terreno. Ho fatto la decisione di spostarmi dalla città alla comunità di Pacciamama, perché ormai avendo un figlio da pochi mesi non ne potevo più di stare in città, poi con la situazione del Covid che ha bloccato un po' tutto e la situazione è diventata invivibile, allora abbiamo deciso di fare il passo che già avevamo in mente da parecchio tempo e ci siamo spostati qua. Conoscevamo già da diversi anni chi abitava qua. Come scopo ci prefiggiamo una sostenibilità il più totale possibile, cioè abbiamo la possibilità, le conoscenze, le persone per riuscire a produrre, fare, costruire tutto quello che ci serve senza il bisogno di portarlo da fuori. Ovviamente cioè, se serve qualcosa da fuori si può comunque prendere, si decide di prendere. Noi abbiamo quell'obiettivo di arrivare all'autosostenibilità, abbiamo le persone che si intendono di impiantistica, abbiamo le persone che si intendono di informatica, abbiamo persone che si intendono di piante, abbiamo tutte le conoscenze possibili e immaginabili fornite sia da milioni di anni pregressi, per esempio il filtro della piscina che abbiamo autocostruito, l'impianto di irrigazione che stiamo aggiornando, il capanno che stiamo costruendo, l'impianto solare che stiamo costruendo noi, poter usufruire della nostra produzione, sia di cibo, dalle piante, che di energia, per esempio termica, per riscaldarsi d'inverno abbiamo la cipatrice e la pellettatrice che ci permettono di tagliare a pezzettini le potature che facciamo nel nostro terreno e poi tramite quelle comprimere in pellet da usare in stufe a pellet che possono servire sia per riscaldare l'inverno all'interno nelle abitazioni sia per riscaldare per esempio la nuova serra da 150 metri quadri che stiamo mettendo su nel terreno. La progettazione in permacultura ci permette di sfruttare al 100% gli spazi che abbiamo e decidere esattamente dove posizionare una particolare pianta tenendo d'occhio e considerando anche tutto l'intorno. Questo ci ha permesso di avere avocadi e guava in produzione, organizzare una food forest dove abbiamo diverse piante tropicali tra cui banani, guava, avocado, maracuja, protette anche durante l'inverno in modo che il poco gelo che arriva qua non rovini le piante. In più tutti gli altri sistemi col bambù, il canneto che ci permettono di dirigere diciamo, le acque dove vogliamo, fare delle fitodepurazioni, portare anche il fresco perché alcune piante sono posizionate in determinati punti dove il vento passa e grazie alla traspirazione delle piante si rinfresca e quindi d'estate ci arriva l'aria fresca e abbiamo dei punti riparati per l'inverno dove c'è relativamente caldo nonostante alcuni giorni di gelo. Come autosufficienza inclusa anche sostenibilità, inclusa anche quella economica, perché tramite le nostre conoscenze di riproduzione di piante siamo in grado di produrre piante sia per regalarne sia per noi che addirittura anche per venderle all'esterno, quindi abbiamo degli scambi attivi sia con conoscenze della zona che fuori in tutto il mondo grazie a internet, facciamo scambi di tale, spedizioni, ce la caviamo un po' con la vendita di piante, poi le conoscenze di prototipazione, progettazione, stampa 3D ci permettono di fare anche lavori per altri, quindi se ci serve qualcosa siamo in grado anche di portare sostenibilità economica.
più che moneta fiat euro, noi stiamo puntando a un sistema alternativo, quindi adesso con il Food Forest Token di Roberto Marini stiamo già attivando un sistema di scambio utilizzando questa nuova criptovaluta che abbiamo creato noi qui in Sardegna, una moneta che si basa su una risorsa reale che è il cibo. Abbiamo tokenizzato i metri quadri di terra e impresso un valore a questa moneta e quindi ci si può fare scambi. Molte attività commerciali hanno deciso di adottarla, abbiamo fatto già diversi scambi. Le persone devono vivere bene sia qui nel terreno che altrove, poter esprimere le loro potenzialità, poter realizzare i loro progetti, i loro talenti, ed esprimere i loro talenti. Per me l'Italia che cambia è un'Italia dove le persone sono finalmente libere, cioè libere che possono esprimere realmente il loro potenziale senza obblighi, senza nessuna pressione esterna che li costringe a fare una cosa che loro non vorrebbero fare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.